Questa è benzina. Se voi, se lei... No, non voglio darmi fuoco. E questo non è un episodio della nostra serie sulla storia del cibo. Ma non sto scherzando, perché quest'olio qui potrebbe effettivamente diventare benzina per la mia gloriosa panda. Così come lo potrebbe diventare, che so, una pannocchia di mais o una barbabietola da zucchero, voi che avete studiato la geografia. Non mi credete? Allora date un occhio al Piano Nazionale Energia e Clima, elaborato dal governo italiano e revisionato nel 2023, che prevede di raddoppiare nel prossimo futuro il consumo di biocarburanti liquidi per il trasporto su strada da 1.9 a 3.8 miliardi di litri, nell'ottica di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030. I biocarburanti non sono altro che carburanti liquidi o gassosi prodotti da un'ampia gamma di materie prime rinnovabili di origine biologica, categoria in cui rientrano sia le pannocchie che l'olio utilizzato per cucinare. Una volta raffinate queste materie prime possono essere miscelate con benzina o diesel per alimentare motori endotermici, quindi motorini, automobili, autobus, camion, navi e persino aerei. È ormai opinione comune che i biocarburanti possono aiutarci nella cosiddetta transizione ecologica, andando a sostituire combustibili fossili e sfruttando processi naturali e riciclo. In altre parole, basta coltivare un campo di mais, raffinarne il raccolto, mischiarlo al normale carburante che si trova alle pompe di benzina e il gioco è fatto. Fantastico, direte. Roba che tempo fa immaginavamo si potesse fare soltanto in qualche landa post-apocalittica stile Mad Max o nei peggiori bar di Caracas. Beh, in realtà ve l'ho fatta a dir poco semplice e sorpresona delle sorpresone, non è affatto detto che i biocarburanti siano il futuro del trasporto. In primo luogo il prefisso bio si riferisce a biomasse, cioè ai materiali di origine biologica, e non è necessariamente sinonimo di sostenibile. Difatti per coltivare le biomasse bisogna considerare lo sfruttamento dei terreni, il consumo di acqua, l'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi e non di meno l'utilizzo di energia, anche soltanto per muovere un singolo trattore. C'è poi il processo industriale per la raffinazione. Ad esempio il biodiesel viene prodotto a partire da oli vegetali, ma ne esiste più di un tipo. Uno di questi è il FAME, Fatty Acid Methyl Ester, generato aggiungendo agli oli vegetali metanolo o etanolo, a loro volta derivati da metano e petrolio. Un altro noto biodiesel è l'HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, prodotto con l'idrogeno, che oggi nella quasi totalità dei casi deriva a sua volta da metano o, peggio, da carbone. Quindi la proverbiale domanda da un milione è: vale la pena produrre questi biocarburanti oppure si tratta dell'ennesima fregatura mascherata da tentativo di greenwashing? Tra l'altro noterei che ogni volta che parliamo di greenwashing c'è sempre questa camicia. Perché sì, di primo impatto sembra un'idea rivoluzionaria, una di quelle che ti fanno dire ostia, ma perché non ci abbiamo pensato prima? Il problema è che all'atto pratico certe idee non sono poi così geniali e anzi, c'è sempre qualcuno che ci rimette. Ma facciamo un po' di ordine. I biocarburanti si dividono in due categorie: i biocarburanti di prima generazione e quelli di seconda generazione. Per adesso concentriamoci sulla prima categoria. I biocarburanti di prima generazione vengono prodotti a partire da biomasse, derivate da colture alimentari come mais, grano, barbabietola da zucchero e canna da zucchero, oppure da oli vegetali, estratti di semi di palma, soia, colza e girasole. Le colture alimentari servono a produrre, tramite il processo di fermentazione di amidi e zuccheri, il bioetanolo, che poi viene miscelato alla benzina. Il carburante finale, comunque, è composto soltanto dal 10% di bioetanolo. Dagli oli vegetali, invece, come già detto, si produce il biodiesel FAME, che può essere utilizzato in miscela con diesel fossile fino al 7%, o il biodiesel HVO, che potrebbe anche essere utilizzato in purezza. Entrambi i carburanti sono sul mercato da più di qualche tempo, tant'è che certe rotte commerciali si sono fatte piuttosto ricorrenti. L'Europa si attesta come maggiore importatrice non solo di biodiesel e bioetanolo finiti, ma anche di biomasse per la loro produzione. Negli ultimi anni abbiamo importato biodiesel principalmente da Indonesia, Malesia e Cina, paesi che, assieme al Vietnam, esportano biomasse anche in Giappone e Corea del Sud. Dal canto loro, gli Stati Uniti producono ed esportano biomasse e bioetanolo verso Europa, India e Sud America. Una delle nazioni pioniere nel campo dei biocarburanti è certamente il Brasile, che dal 2008 produce bioetanolo a partire dalla canna da zucchero, di cui è il maggior produttore al mondo. Negli ultimi due anni, l'Unione Europea ha aumentato del 400% le importazioni di biocarburanti dal Brasile, che oggi coltiva anche mais e, soprattutto, soia, per soddisfare la domanda del mercato occidentale. Il primo grande problema che si cela dietro ai biocarburanti, specialmente quelli di prima generazione, riguarda la loro strettissima correlazione con un fenomeno che è di sostenibile a ben poco, il land use change, cioè il cambiamento d'uso del suolo. Però per parlarne abbiamo chiesto una mano a Francesca Ventura, docente presso l'Università di Bologna. Che cos'è il cambiamento d'uso del suolo, che è land use change, LUC? Intanto diciamo che ha un
un'importanza molto forte nel cambiamento climatico. I dati ci dicono che nel 2022 ha generato l'11,6% delle emissioni globali di gas serra, quindi è un contributore importante. Cambiamento di uso del suolo è principalmente la deforestazione, ma in generale ogni qualvolta io cambio da un coltivato a un urbanizzato, da un urbanizzato a un forestato urbano, da una foresta a un coltivato, è un cambiamento di uso del suolo. Ovviamente l'impatto ambientale del land use change dipende dalle sue finalità. Nel caso specifico dei biocarburanti spesso si parla di deforestazione, quindi posso avere due possibilità. Un cambiamento di uso del suolo diretto, quindi ho una foresta, la elimino, la tolgo, lavoro il terreno e inizio a fare coltivazione. Ho un cambiamento di uso del suolo diretto e si chiama DLUHC. Più spesso però la situazione è più complicata di così e diventa anche difficile da valutare. Questo quando ho un cambiamento di uso del suolo indiretto. Cosa significa? Io smetto di fare frumento in una zona che è già coltivata e ci metto sopra materiale da biomassa, biocarburanti. Ok, quindi lì non cambia nulla, cioè le emissioni che faccio sono le stesse perché continuo a coltivare, ma tolgo la produzione di cibo del quale, ahimè, abbiamo comunque bisogno, no? Siamo 8 miliardi, vogliamo mangiare tutti. Di conseguenza andrò a produrre quel cibo da qualche altra parte, magari deforestando. Quindi qui si vede che cosa significa fare un cambiamento dell'uso del suolo indiretto. Non lo vedo direttamente il problema, perché dove lo faccio mi sembra che tutto funzioni, ma da qualche altra parte si genera invece un aumento di emissioni di CO2. Per convertire una foresta in coltivazione di biomasse, infatti, bisogna considerare il ruolo dei macchinari, che utilizzano energia ed emettono gas serra. Oltre al fatto che l'abbattimento degli alberi di per sé riduce la capacità di cattura che quel terreno avrebbe avuto se gli alberi fossero rimasti al loro posto. È un po' come quando noi facciamo poche emissioni nel nostro paese, per esempio, ma compriamo tantissimi prodotti industriali da qualche altro paese che ha fatto le emissioni per noi. Quindi noi non emettiamo per comprare questo maglioncino, perché è stato fatto in Cina e loro hanno emesso per noi. Ovviamente la Cina è un esempio. In parole povere, dobbiamo considerare che dietro la lavorazione di un terreno c'è un sistema complesso, che richiede un consumo di energia già solo per produrre semi e piantarli, o meglio, qualcuno avrà consumato quell'energia al posto mio per produrre i semi. Se non faccio nessuna di queste azioni agronomiche, io avrò delle rese talmente scarse che non sarà economicamente proficuo coltivare. Quindi comunque ho delle emissioni per produrre, e questo fa sì che quel ciclo che potenzialmente sarebbe chiuso in realtà non lo sia. Ad esempio, secondo due studi pubblicati dalla Commissione Europea nel 2012 e nel 2016, se si considerano le emissioni dovute all'ILUC, tutto il biodiesel a base di olio vegetale ha un'impronta climatica più elevata del diesel fossile. Nello specifico, queste emissioni sono particolarmente elevate per olio di palma e soia, che superano rispettivamente del triplo e del doppio le emissioni del diesel fossile. Capite bene che in questo caso il gioco non vale la candela ed è facile semplificare la questione e ingannare i consumatori. Tra il 2019 e il 2020, sulla base delle implicazioni climatiche dell'ILUC legato alla monocoltura dell'olio di palma, l'Agicom ha multato per 5 milioni di euro l'ENI, avendo l'azienda pubblicizzato in modo ingannevole il suo prodotto Eni Diesel Plus, ovvero un gasolio contenente il 15% di olio vegetale idrogenato HVO derivato dall'olio di palma, come verde, sostenibile e in grado di ridurre le emissioni del 5% per i gas serra e del 40% per l'inquinamento atmosferico. La decisione dell'antitrust, dopo essere stata impugnata da ENI, è stata confermata dal TAR del Lazio, che ne ha respinto il ricorso. Nel 2021, con il decreto legislativo numero 199 dell'8 novembre, in recepimento e attuazione della direttiva UE 2018-2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, l'Italia aveva già introdotto l'esclusione dai sussidi pubblici per la produzione del biodiesel da olio di palma e sottoprodotti a partire dal 1 gennaio 2023. Venendo meno gli incentivi, Eni aveva prontamente annunciato di rinunciare all'olio di palma per i suoi stabilimenti. Tuttavia, nel 2023 è stata approvata una modifica al decreto, spostando il limite al 2025. Cosa farà il colosso energetico adesso? Staremo a vedere.
Comunque, torneremo più avanti a parlare di Eni. Il secondo problema di coltivare terreni per usi energetici è che causa tensioni sui mercati delle materie prime per la produzione alimentare, generando scarsità e aumento dei prezzi. Per alleviare gli impatti sul settore alimentare, in termini di volumi disponibili e di costi, il World Resource Institute raccomanda di evitare che i terreni e materie prime siano oggetto di competizione con il settore delle bioenergie. Ogni giorno, l'Europa trasforma 100.000 tonnellate di grano, l'equivalente di 15 milioni di pagnotte da 750 grammi l'una, in etanolo da utilizzare nelle auto. Il fatto è che coltivare materie prime per la produzione di biocarburanti rappresenta un uso inefficiente e subottimale del suolo per ridurre le emissioni. Difatti, a parità di output energetico, la tecnologia fotovoltaica può soddisfare gli stessi bisogni di mobilità utilizzando superfici 40 volte minori. Immaginiamo che Nova Landia abbia un terreno grande, un ettaro, 10.000 metri quadri, e che ci coltivi colza per alimentare a biocarburanti la macchina sportiva di Sua Altezza Imperiale Simone Guida, in modo da fargli percorrere 5.000 km su strada. Se però sua demonetizzabilitudine utilizzasse una macchina elettrica, basterebbe utilizzare soltanto il 2,5% di quel terreno per piazzare pannelli solari e permettere a sua pratosità di percorrere la stessa distanza ma con un motore elettrico. E questa non è l'unica soluzione intelligente per ridurre le emissioni dovute allo sfruttamento del suolo. In questo periodo, in questo momento, sono molto interessata all'agrivoltaico. L'agrivoltaico, che non è il fotovoltaico, l'agrivoltaico significa mettere pannelli fotovoltaici, quindi che producono energia, al di sopra dei campi coltivati o pascoli. Cosa significa? Che io produco cibo ed energia contemporaneamente, ma non finisce qui. Al di sotto dei pannelli fotovoltaici si crea un microclima. Questo microclima fondamentalmente è l'ombreggiamento. Ora si è già visto che questo ombreggiamento in certi periodi dell'anno, in certe fasi fenologiche della coltura, è molto utile perché diminuisce gli stress termici. Cioè adesso fa troppo caldo, alle piante stare all'ombra in certi momenti fa bene. Io credo che questo, dal punto di vista del suolo, quindi di che cosa si fa con del terreno, sia il top in questo momento. Dunque, i biocarburanti di prima generazione non convincono poi molto. Ora che però li abbiamo spolpati per bene, non è mica finita qui, perché dobbiamo passare ai loro cugini, quelli con gli steroidi, al loro stadio Super Saiyan, i biocarburanti di seconda generazione. I biocarburanti di seconda generazione sono prodotti utilizzando le cosiddette biomasse di scarto, categoria ombrello che comprende residui boschivi, il cosiddetto organico dei rifiuti urbani, rifiuti delle catene produttive alimentari, scarti degli allevamenti animali e persino gli oli da cucina usati per cucinare una bella bisteccona e friggere patatine e supplì. Ve l'avevo detto, in linea di massima i biocarburanti di seconda generazione sono considerati più sostenibili di quelli derivati da biomasse coltivate appositamente, proprio perché la loro produzione si basa sulla logica del riciclo, della cosiddetta economia circolare. Gli oli da cucina usati, indicati con la sigla UCO, ovvero Used Cooking Oil, darebbero un contributo rilevante alla riduzione di emissioni di gas serra una volta raffinati in biodiesel. Per questo motivo, Europa e Stati Uniti prevedono di raddoppiarne le importazioni già entro il 2030. Sì, perché a casa nostra disponiamo di quantità molto limitate di oli usati. Non siamo particolarmente abituati alla raccolta differenziata di oli, per usare un eufemismo, e per produrre biodiesel da questi ultimi siamo costretti a importarne circa l'80%, principalmente da paesi asiatici come Cina, India e Indonesia, ma anche Giappone, Malesia e Corea del Sud. Sì, in pratica compriamo gli scarti delle loro cucine, o così ci fa comodo pensare. Benché sia impossibile acquistare direttamente il biodiesel, il 60% delle importazioni europee di UCO proviene dalla Cina, dove si ritiene che, in presenza di uno scarso controllo sulle fonti di approvvigionamento, i fornitori falsifichino l'origine degli oli usati. Questi in realtà non sarebbero rifiuti, bensì miscele di oli e sottoprodotti della coltivazione di palma a basso prezzo, ma ad elevato impatto ILUC, che poi vengono rivendute a un prezzo più alto in ragione delle sempre maggiori richieste di biodiesel. La loro domanda è drogata da incentivi doppi rispetto a quelli di prima generazione. Lo scorso agosto, sotto spinta della Germania, la Commissione europea ha aperto un'indagine sulla provenienza del biodiesel importato dalla Cina, che verrebbe spacciato per biocarburante di seconda generazione, quando in realtà sarebbe prodotto a partire da olio di palma estratto in Indonesia, tramite intense attività di deforestazione e poi trasporto in quel di Pechino. Questo tipo di frode avrebbe un motivo ben specifico, e cioè la disponibilità di oli usati che, come è facile immaginare, è limitata. Ed ecco che l'economia circolare va letteralmente a farsi friggere. Quindi, ricapitolando, abbiamo dei biocarburanti che possano essere di prima o seconda generazione, che in certi casi
possono essere più dannosi dei combustibili fossili per clima e ambiente. Significa quindi che li dobbiamo buttare oppure esorcizzare neanche fossero Satana? Niente affatto. Nel suo complesso, il settore dei trasporti genera quasi il 25% di tutte le emissioni di gas serra a livello globale e un quarto di tutta l'energia del pianeta è finalizzata a muovere automobili, camion, navi e aerei. Il problema è che il 96% di questa energia è coperta dai combustibili fossili. Ad oggi i biocarburanti ammontano soltanto al 3,5% dell'intero fabbisogno del settore. Come dicevamo qualche minuto fa, il loro contributo non è neutrale dal punto di vista carbonico, anzi, varia in base al tipo di biomassa utilizzata e non è detto che riduca le emissioni. Partendo dall'assunto che abbiamo pochi biocarburanti che offrono un vantaggio climatico e che quindi dobbiamo usarli con parsimonia, i biocarburanti possono comunque giocare un ruolo chiave nella decarbonizzazione dei trasporti, soprattutto nei settori cosiddetti hard to abate, cioè quelli dove è difficile trovare un'alternativa al fossile, considerata la necessità di grandi quantità di energia. Pensiamo ad esempio al trasporto aereo oppure alle grandi navi che percorrono lunghe tratte. Il principio di fondo comunque è che i biocarburanti dovrebbero rappresentare un alleato per la famosa transizione ecologica e non un nuovo standard. Difatti, sono in via di studio prospettive di impiegare, sia nell'aviazione che nel trasporto navale, l'idrogeno verde e carburanti sintetici da esso derivati, di cui abbiamo parlato estensivamente in questo video, questo qui a schermo. Per quanto riguarda invece il trasporto su gomma, secondo la International Energy Agency, in uno scenario compatibile con le ambizioni di azzeramento delle emissioni entro il 2050, l'unica alternativa valida ai combustibili fossili è l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed utilizzata per alimentare veicoli elettrici. Non a caso, un mezzo di trasporto elettrico è 3 volte più efficiente di uno endotermico e, secondo Bloomberg, nel 2040 la metà dei veicoli circolanti sarà alimentato a batteria. E nel nostro bellissimo paese, in Italia, cosa stiamo facendo per andare incontro al futuro? Negli ultimi 2 anni, dalla guerra in Ucraina, si parla sempre di più di indipendenza energetica. Peccato che, perlomeno nel nostro caso, i biocarburanti vadano nella direzione esattamente contraria a questa indipendenza. Nel 2021 in Italia abbiamo consumato circa 1,6 milioni di tonnellate di biocarburanti liquidi. Per il 98% si tratta di biodiesel, per cui il Piano Nazionale Energia e Clima prevede un raddoppio dei consumi al 2030, fino a raggiungere i 3 milioni di tonnellate. Ora, delle 1,6 milioni di tonnellate consumate nel 2021, soltanto un terzo sono state processate sul territorio italiano, in buona parte negli impianti di raffinazione Eni di Gela e Porto Marghera, e meno di 100.000 tonnellate hanno avuto origine da materie prime locali. Ve la metto in termini percentuali per farvi capire l'assurdità. L'Italia importa l'88% di tutte le materie prime che lavora per raffinare biocarburanti liquidi e il 40% di queste materie prime proviene da Cina e Indonesia, proprio dove sorgono dubbi sulla legittimità della loro origine. Insomma, alla faccia dell'indipendenza energetica e della sostenibilità. Un'industria che praticamente si regge quasi unicamente sulle importazioni e che fa sorgere un dubbio gigantesco: che i biocarburanti servano a scopi diversi dalla tanto agognata decarbonizzazione? Per soddisfare le ambizioni del Piano Nazionale Energia e Clima dell'Italia sui biocarburanti, Eni è il punto di riferimento nazionale, attraverso i suoi impianti già convertiti a bioraffinerie e altri in prospettiva. È il caso degli stabilimenti di Stagno, in provincia di Livorno, che nel 2025 dovrebbero produrre quasi 2 milioni di tonnellate di biocarburanti. Nel 2022 il governo aveva stanziato 260 milioni di euro da spalmare in 3 anni per consentire questi ammodernamenti. In aggiunta, nel 2023, Roma ha provato ad inserire gli investimenti per la riconversione nel Repower EU, il piano comunitario per favorire la transizione ecologica e garantire ai paesi dell'Unione una maggiore indipendenza energetica. Tuttavia, la Commissione europea non ha ammesso il finanziamento comunitario di questi progetti, in quanto non in linea con le ambizioni di Repower EU, ma Eni effettuerà comunque la conversione. Ma c'è di più. Invocando biocarburanti, l'Italia si oppone al divieto europeo di immatricolazione di veicoli a motore endotermico previsto per il 2035. Roma obietta che quella dell'Europa è una posizione ideologica e Matteo Salvini si è spinto a dire che il piano per smettere di produrre motori endotermici è un suicidio economico influenzato dai lobbisti cinesi. Ma stiamo parlando degli stessi cinesi che ci forniscono oli da cucina utilizzati a rischio e frode per permetterci di raffinare biocarburanti? Già, perché il piano di Eni consisterebbe nel continuare a importare oli vegetali dall'Asia, ma non solo. Per incrementare la disponibilità di biomasse, Eni ha avviato, o sta avviando, lo sviluppo di agri-feedstock, cioè produzioni agricole industriali in 6 paesi africani,
Kenya, Congo, Angola, Costa d'Avorio, Mozambico e Ruanda. La principale materia prima che verrà estratta è l'olio di ricino, una pianta che, a dire dell'azienda, è in grado di crescere anche in terreni degradati e aridi, affiancata da noci di croton e cotone. Nel sud del Kenya, a Wote, esiste già un cosiddetto agri-hub di Eni, che impiega più di un centinaio di persone e che si occupa di spremere semi di ricino per generare olio. Quest'ultimo viaggia fino a Mombasa e da lì si imbarca verso Gela, sede della bioraffineria italiana. Tra gli impatti attesi dei nuovi progetti nei paesi africani, Eni scrive che entro il 2030 la produzione di biomasse darà redditi a 100.000 famiglie. Sembra tutto perfetto. Il ricino si può piantare in terreni marginali, desertici e anche inquinati. Niente competizione con prodotti agricoli alimentari, niente deforestazione, lavoro a go-go. Dove sta il trucco? Sebbene possa essere coltivato in condizioni proibitive, per avere una resa economica vantaggiosa il ricino dovrebbe essere sottoposto a irrigazione, all'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e alta meccanizzazione di lavoro, che l'azienda invece sostiene siano innecessari. Qualsiasi momento in cui si entra a fare una coltivazione di tipo irriguo, cosa che certamente anche quella dei biocarburanti lo è, poi dipende da appunto dove siamo, quanto piove, eccetera, entriamo in competizione con l'acqua e quella è una competizione piuttosto sgradevole, diciamo così. Il tutto senza contare che le monocolture intensive potrebbero avere ripercussioni negative anche sulla sicurezza alimentare delle popolazioni locali. Colture intensive sono sbagliate indipendentemente da che cosa coltiviamo. L'agroecosistema è sempre molto semplificato, no? Io ho il terreno e una pianta. Che cosa significa? Che questa pianta si trova in una nicchia molto semplificata e i suoi nemici naturali che noi per fare una buona coltivazione dobbiamo combattere e che sono patogeni, fitofagi, quindi insetti, malerbe, sono sempre gli stessi. Quindi si specializzano anche loro e diventano sempre più robusti e resistenti e anche vanno a saturare il sistema. Quindi di anno in anno io dovrò utilizzare per avere le stesse rese, per fare sempre una buona coltivazione, sempre più prodotti chimici. Questo significa che andrò mano a mano a peggiorare la qualità dell'ambiente, a selezionare dei nemici, diciamo, sempre più resistenti e quindi sarò costretta a utilizzare sempre più fitofarmaci finché alla fine mi può anche scappare di mano la situazione. I manuali c'è scritto, bisogna fare delle rotazioni e non rotazioni con piante simili, ma bisogna scegliere delle specie diverse proprio per evitare questo declino nelle rese nel tempo. Una volta si parlava di stanchezza del terreno, in realtà non è il terreno, è tutto il sistema che si impoverisce. Infine, occorrerà studiare ed elaborare sementi ibride adatte alla produzione di biocarburanti, sperimentazione che verrà condotta in Sardegna da Agri Energy, una società partecipata da Eni e Bonifiche Ferraresi, che con 9.000 ettari di terreno a disposizione è la più grande azienda agricola italiana. L'intero processo di ricerca, implementazione, coltivazione all'estero, reimportazione delle materie prime e raffinazione ovviamente ha un costo. A partire dal 2015, secondo direttive europee, in Italia esiste l'obbligo per i fornitori di benzina e gasolio di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti, calcolata sulla base di quanti carburanti fossili sono stati venduti nello stesso anno. Nel 2021 i fornitori hanno rilevato 1 miliardo di euro di biocarburanti da rendere disponibili alle pompe, del cui valore, ovviamente, devono rientrare. L'emissione dei biocarburanti nel mercato è costata in media ad ogni famiglia quasi 30 euro. La riduzione teorica delle emissioni di CO2 è pari a 4,2 milioni di tonnellate, che a conti fatti vuol dire circa 238 euro per ogni tonnellata di CO2 risparmiata, a fronte di un prezzo di mercato della CO2 che in quel periodo era di circa 40 euro a tonnellata. Facendo due conti, i costi per i cittadini degli incentivi a biocarburanti e biometano previsti dal Piano Nazionale Energia e Clima dell'Italia da qui al 2030 ammonterebbero a circa 20 miliardi di euro di aumenti ai prezzi alle pompe di benzina. Ma lasciate che vi racconti della ciliegina sulla torta Saker, visto che a me piacciono tanto le Saker. Lo scorso luglio l'AGCM ha avviato un'istruttoria dove emerge che Eni, Esso, Total e altre aziende sono sospettate di aver creato una sorta di cartello dei biocarburanti, abusando della propria posizione dominante nel mercato. Dal 2019 a oggi queste compagnie avrebbero sostenuto un aumento ingiustificato dei prezzi della componente bio da miscelare ai combustibili fossili da 20 a 60 euro al metro cubo. L'aumento sarebbe costato agli autotrasportatori qualcosa come 2 miliardi di euro. Quindi chi è che ci guadagna alla fine dei conti? Lascio a voi trarre le conclusioni. Il rischio più evidente però è che i biocarburanti possono essere sfruttati e propagandati per perpetuare il modello fossile,
la scusa che, vabbè, ma che sarà mai coltivare un terreno e farci del carburante ben venga, no? Ecco, ricordiamoci di non perdere mai la visione d'insieme. Quando si parla di biocarburanti o di un po' di, come dire, colture industriali in generale, si parla spesso di uso di terreni marginali. Non so, molte zone dei nostri Appennini sono state abbandonate perché poco produttive e quindi si dice magari si fanno lì le biomasse per biocarburanti, perché così non sottraggo suolo alla produzione di cibo. Questo è giustissimo. Dall'altra parte bisogna però anche ricordare che se un terreno è marginale ed è stato abbandonato perché è poco produttivo, produce poco anche quando andiamo a fare della produzione di biomasse. Quindi se ha senso poi bisogna andarlo a vedere caso per caso specificamente. Quindi questa cosa dei terreni marginali può essere da un certo punto di vista una sorta di, non lo so, modo per nascondersi effettivamente. Un po' un greenwashing, ecco. Per fare un albero ci vuole un fiore, non è soltanto una canzone, è un po' la versione per bambini di nulla si crea, nulla si distrugge. In questo preciso momento storico non abbiamo bisogno di tutte le soluzioni disponibili, bensì di tutte le soluzioni sensate. E non tutto ciò che è bio è sempre sensato, per Aspera.